Continua il caos legato alla riforma sanitaria, in particolar modo il mondo dell'oculistica e il settore dell'oftalmologia continua a vivere una situazione che molti definiscono paradossale. Giuliano Frau, rappresentante RSU al Binaghi, qual è la situazione? La situazione è aberrante perché si è interrotto un flusso, un'erogazione di servizi di altissima qualità per una supposta forma di aggregazione che è stata fatta in una maniera che non esita a definire pedestre. Naturalmente è la riforma sanitaria regionale e voi come sindacati, anche rappresentanti dei lavoratori, siete sul piede di guerra. Al Binaghi esiste una struttura all'avanguardia per quanto concerne l'oftalmologia. Sì, confermo. E adesso il trasferimento in Al Brozzo, assolutamente. Sì. Quali danni per il Binaghi? Ma allora, per il Binaghi, ancorché sia un ospedale e abbia la connotazione giuridica di quel tipo, nulla questio. Il problema è per l'utenza. Allora, l'utenza non sa dove andare a farsi operare. È inutile che loro ci dicano va al Brozzo, ma forse va al Brozzo può anche darsi questo. C'è stato un trasferimento, ribadisco il concetto in maniera pedestre, fatto da amministratori pro tempore che hanno preso delle decisioni che neanche nelle peggiori dittature sudamericane è mai avvenuto. Questo se non si ascolta il popolo. Non è stato ascoltato nessuno. Loro hanno continuato a perseverare in questo loro disegno e questo disegno sta creando grossi problemi che poi non riusciremo a risolvere nel periodo così contingente. Non ci riusciremo. C'è anche il blocco attuale al Brozzo per quanto concerne le operazioni di oculistica. Ma certo, perché nel trasferimento di un'attività ad un certo tipo da una azienda ad un'altra, che poi anche lì ci sarebbe da disquisire perché giuridicamente ho trovato dei paradossi tali che ci impediscono anche di poter giustificare questa forma qui. Cioè è mancato quello che si chiama confronto sereno e confronto soprattutto tra persone sipienti, perché qui c'è soltanto una coinè di persone che hanno deciso tutti questi trasferimenti in barba a quello che può essere il buon senso. Come RSU del Binaghi, voi tra l'altro avete anche detto, siete intenzionati a verificare se ci siano parametri di illegalità. Esatto. Ora, l'illegalità si concretizza quando vi sono degli atti amministrativi che non sono conformi a quella che è la norma. Ovviamente noi chiederemo all'ispettorato del lavoro se eventualmente sono stati violati alcuni principi di buona correttezza. Nel qual caso questa avvenga, poi qualcuno ne risponderà. Però vorrei anche dire una cosa, chiedere scusa è sempre un mezzo perdono. Se si può tornare indietro, si evita all'utenza tutto questo marasma di problemi che stanno avvenendo. In ultimissima battuta, quant'era di media il parco dei pazienti che ogni anno si rivolgevano al Binaghi per oculistica? Ma venivano da tutta Italia, per cui io adesso non ho i numeri corretti, ma questo qui la direzione generale li conosce benissimo, sanno benissimo, ma è la qualità. Cioè quando uno viene e varca il Tirreno in senso contrario, cioè viene in Sardegna a farsi operare, ci sarà pure una ragione, ma se di questo non si tiene conto, gli amministratori pro tempore devono avere il coraggio e la dignità di dire abbiamo sbagliato, arrivederci, grazie. Sono pro tempore, non dimentichiamoci.